Come vedete, questa puntata è dedicata quasi interamente al cinema e alla presentazione dei nuovi film. Dopo Nati Stanchi e Il 7 e l'8, arriva il terzo film di Ficarra e Ficone, La Matassa, già nelle sale cinematografiche dal 13 marzo. Ficarra e Ficone, nei vostri film siete stati prima fratelli, poi degli sconosciuti e adesso con La Matassa siete dei parenti, ma io vorrei sapere qual è la verità. Che siamo appena conoscenti, ma proprio alla larga, lontanamente, anche se un po' ci siamo affezionati. Siamo questa mano di qua. Siamo un pochettino affezionati e ci vogliamo veramente bene piano. Dov'è il lasso? Qua. Hai perso. No, dottore, fatto sta che da quando c'è mio cugino mi sento più fiducioso nei miei mezzi. Io pensavo addirittura che lui odiasse l'albergo per via del fatto che il nonno, morendo, lo lasciò a noi anziché che a loro. Invece no, lui sembra che all'albergo ci sia addirittura più affezionato di me. Per la prima volta nella mia vita sento che non mi può succedere niente. No! Non osi dividere l'uomo ciò che Dio ha unito. No! Perché nonno, noi ce l'abbiamo pure con lui? Certo. Amoni! Mi devi dire a tuo cugino che se non paga entro 3 giorni... Andata a caccia. Ho letto da qualche parte che per voi l'Italia è una repubblica fondata sulle matasse, ma che volete dire? Che ovunque ci sono lì. Dovunque. È nel campo della politica, della cultura. È nello sport. È nello sport. Che se segnano con la mano, certo che si deve litigare. Non si dovrebbe litigare con la mano. Con la mano non si segna, ce lo ricordiamo sempre noi, è per sempre che non si segna con la mano. Comunque so che ancora una volta vedremo uno spaccato della Sicilia senza cadaveri. Sì, non c'è nessuno morto ammazzato. Questa sì, fatto, cosa... c'è film non è mai morto nessuno ammazzato. Infatti quando lo proiettiamo a Milano tutta la gente dice ma com'è che non è girato in Sicilia, ci dicono. Non muore nessuno. E al 30 marzo c'è il grande rientro con Striscia la Notizia, quindi gli impegni non vi mancano. Assolutamente, noi anzi non vediamo l'ora di andare a Striscia la Notizia perché abbiamo lasciato in sospeso un sacco di liti anche là, ci sono un sacco e di matasse. Abbiamo lasciato in sospeso le veline che vorremmo concludere adesso, direi. E poi dico noi sinceramente non è che volevamo lavorare così tanto. Noi ci bastava solo lo stipendio, però in cambio vogliono il lavoro. Oh, comunque l'albergo era pure il nostro, il nonno l'ha lasciato a voi, però era pure il nostro. No, signore, perché mio padre a tua madre gliel'ha pagata la sua paga. Ah!